Radio Radicale, il 27 dicembre del 1947, dove, nel palazzo dove ci troviamo ora, Palazzo Giustiniani, sede una delle sedi del Senato, che allora ospitava anche lo studio del presidente, del capo provvisorio dello Stato De Nicola, venne firmata la nostra carta costituzionale. A firmarla insieme al capo provvisorio dello Stato De Nicola, anche il presidente della Costituente Terracini, che era succeduto a Giuseppe Saragat. È un documento importantissimo che segna la storia democratica del nostro paese e che venne firmato in una sala qui di Palazzo Giustiniani. Noi ne vogliamo parlare col professor Luigi Ciaurro, consigliere parlamentare del Senato e docente di diritto parlamentare alla LUMSA. Allora, che cosa possiamo ricordare di quel giorno, che è anche il giorno in cui la firma della Costituzione arrivò anche in una gazzetta ufficiale straordinaria. Qual è stato il significato di quella firma e che cosa ha segnato quella data? Buongiorno, saluto lei e gli ascoltatori di Radio Radicale. Le date sono importanti perché ci aiutano a capire la scansione dei tempi della politica. 22 dicembre 1947, Assemblea Costituente. Viene approvata definitivamente, con voto finale complessivo, il testo della Costituzione italiana. Per l'esattezza, 450 43 voti favorevoli e 62 voti contrari. Un particolare: si applicava il regolamento della Camera del 1920-22 e quindi il voto finale doveva svolgersi necessariamente per scrutinio segreto. Quindi 62 costituenti nel segreto dell'urna votarono contro il testo fondamentale. 23 dicembre, cioè il giorno dopo 1947, con una cerimonia abbastanza solenne, il presidente della Camera Terracini si reca a Palazzo Giustiniani, dove risiedeva il capo provvisorio dello Stato, per consegnargli ufficialmente il testo della Costituzione. Perché risiedeva qui il capo provvisorio dello Stato De Nicola? Vuoi per un certo self-restraint, era un capo provvisorio e non un presidente della Repubblica, e quindi scelse di non alloggiare al Quirinale. Oppure, un'altra delle tante favole, no? Della nostra storia patria, siccome era un po' scaramantico, il palazzo del Quirinale si diceva che portasse male, quindi preferì risiedere a Palazzo Giustiniani. Il tempo di leggerla, arriviamo finalmente al 27 dicembre 1947. Nonostante fosse superstizioso, la Costituzione venne firmata esattamente alle ore 17:07 e venne firmata dapprima appunto dal Capo dello Stato, come lei ha ricordato, che pronunciò la storica frase: "Ora che l'abbiamo letta, possiamo firmare con serena coscienza." Questa espressione, "con serena coscienza", è stata riprodotta in una medaglia, in una moneta commemorativa di 2 euro della zecca dello Stato 2018, in occasione dei 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione. Si vede sul retro della moneta da 2 euro un'effigie del presidente De Nicola, che firma il testo della Costituzione con l'espressione "con serena coscienza". Quella cerimonia a cui parteciparono anche parlamentari, membri del governo e così via, è stata raccontata da Vittorio Gorresio, un giornalista parlamentare importante dell'epoca, il quale descrisse la cerimonia circa 2 minuti a firma. Firmarono nell'ordine De Nicola, il presidente del Consiglio De Gasperi, il presidente dell'Assemblea Costituente Terracini, il ministro Guardasigilli Grassi. Nella nostra storia si dice che le firme appartengono alle quattro culture principali su cui poggia la carta fondamentale, cioè
liberale, cattolica e comunista. E, come furono firmate? La Costituzione fu firmata con delle penne del poligrafico dello Stato, e sempre Gorresio ricorda che quella di De Nicola fu presa lestamente da Saragat, quella di Terracini da Gonnella e quella di De Gasperi da Pacciardi. Fa anche i nomi, diciamo, dei ladri, tra virgolette. Fu firmata in tre esemplari, uno che sono tutti perfettamente conservati, uno è presso l'archivio storico della Camera dei Deputati, l'altro presso l'archivio centrale dello Stato, il terzo presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica, cui è stato donato dalla Presidenza del Consiglio nel 2008. Purtroppo non ce n'è un esemplare nell'archivio storico del Senato. Successivamente, nel pomeriggio, del 27, è uscita un'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, ecco se possiamo inquadrarne il frontespizio, eccolo qua, con i primi otto articoli di principi fondamentali sulla prima pagina, 27 dicembre 47, Gazzetta numero 298 a pagina 3802. E possiamo dire che la 18ª disposizione transitoria della Costituzione prevedeva la firma entro 5 giorni dall'approvazione definitiva, l'entrata in vigore il 1° gennaio 1948, disponeva anche che un testo della Costituzione fosse disponibile per un anno in tutte le sedi dei comuni della Repubblica Italiana. Senta, noi avevamo parlato della firma del trattato di pace, del comportamento di De Nicola. Allora, come spiega questo comportamento del capo provvisorio dello Stato, che non fece capricci nonostante tutti i particolari che lei ha ricordato? Allora, per esempio, per la firma del trattato di pace ci fu, diciamo, fu messa a soqquadro un po' Palazzo Giustiniani. Allora, come ha spiegato storicamente questa cosa, e si è chiesto che cosa è successo nei giorni di Natale, quando De Nicola ha dovuto sfogliare per guardare la Costituzione? Dunque, io ritengo, mi sono stupito dell'ora delle 17, comunque era un sabato, non era un venerdì, la 18ª disposizione diceva entro 5 giorni, fu scelto l'ultimo giorno che capitava di sabato, certamente era anche un 26, il 26 oltre ad essere di venerdì era anche un giorno di festa, quindi è facilmente comprensibile. Non è, a mio avviso, molto spiegabile questo strano orario, sempre riportato da Gorresio, quando le firme si iniziano a firmare alle 18, si iniziano a porre alle 17.07, conoscendo appunto la nota scaramanzia del capo provvisorio dello Stato, e più che altro ci sono dei misteri testuali. Io ritengo che ovviamente il capo dello Stato ha avuto tutto il tempo, anche da giurista qual era, per poterla leggere con calma, poi evidentemente avrà anche seguito i lavori preparatori dell'Assemblea Costituente. E a questo riguardo ci sono vari misteri. Il primo mistero è la differenza tra il testo che via via è stato elaborato dall'Assemblea Costituente, approvando articoli, emendamenti e riformulazione, e il testo che poi è stato approvato definitivamente in esito a un lavoro cosiddetto di coordinamento svolto dal Comitato dei 18. Spesso si diceva che la Costituzione è stata riscritta in sede di coordinamento. Ci sono state anche delle pagine importanti della nostra storia, come per esempio quella dei referendum elettorali, e fu Andreotti a ricordarsi che in realtà l'Assemblea Costituente aveva approvato un emendamento volto ad introdurre anche le leggi elettorali tra gli atti che non potevano essere sottoposti a referendum abrogativo. Poi in sede di coordinamento quella eccezione scomparve e quindi abbiamo potuto fare i cosiddetti referendum elettorali manipolativi, eccetera, eccetera. Un'altra modifica è quella relativa
ai requisiti per i decreti legge, in casi straordinari di necessità e urgenza. In realtà sembra che la formula dapprima approvata fosse in caso di assoluta straordinarietà e di urgenza, quindi un rafforzativo non meramente pleonastico a questo riguardo. E poi da ultimo, e di questo siamo abbastanza orgogliosi perché sono stati due funzionari del Senato ad aver a distanza di tanti anni rintracciato delle differenze tra i testi pubblicati in Gazzetta Ufficiale e i testi presenti in quei tre originali della Carta Costituzionale di cui abbiamo parlato. Evidentemente hanno lavorato tipografie diverse e c'è stata qualche difformità financo tra il testo che troviamo negli archivi storici prima citati e la Gazzetta Ufficiale. Si sono fatte congetture su questi voti che mancano, 62 voti contrari alla, alla Carta Costituzionale? Ma la congettura chiama in causa soprattutto la destra dell'epoca, cioè l'uomo qualunque, e poi coloro che nel segreto dell'animo erano rimasti monarchici. Direi di andarli a cercare nel segreto dell'urna tra queste due fazioni, monarchici irriducibili e gran parte dei deputati dell'uomo qualunque. La Costituente aveva terminato il proprio compito, però venne sciolta alla fine di gennaio. Sì, continuò a lavorare per ulteriori adempimenti, trattati, decreti legge e così via, in attesa della prima riunione della prima legislatura che avvenne il 5 maggio 1948, tra l'altro con un'assonanza al 5 maggio 1848 quando si riunì il primo Parlamento subalpino. Vogliamo dire qualcosa su quella carta che diciamo nacque però con ancora tanti punti da attuare, da realizzare? Vuole dire qualcosa su come insomma ce la siamo presa comoda nel corso degli anni per l'attuazione dei principi della Costituzione? Era una Costituzione ancora spoglia, si può dire questo? Dunque, è un bel tema questo. La stessa Presidente provvisorio della seduta inaugurale del Senato in questa legislatura, la senatrice Segre, ha richiamato la nostra attenzione sul fatto che si parla spesso di riforme istituzionali e si parla un po' meno della necessità ancora di attuare alcuni punti della Costituzione. Quindi potremmo dire che è un work in progress di cui tuttora bisognerebbe parlare, però ecco, ritengo che lei facesse riferimento a quel fenomeno che è stato, credo da Calamandrei, definito come ostruzionismo della maggioranza, vale a dire una certa lentezza nell'attuare gli istituti più innovativi presenti nella Costituzione del 1948, ad esempio la Corte Costituzionale solo nel 1956, il Consiglio Superiore della Magistratura solo nel 1958, il CNEL, amato o diffamato che sia, nel 1959, l'ordinamento regionale nel 1971, gli istituti di democrazia diretta nel 1970, il nuovo diritto di famiglia solo nel 1975, quindi una certa lentezza nell'attuare i principi più innovativi della nostra Costituzione. Ultima domanda, la parte che ha retto meglio si può dire che è stata la parte dei principi fondamentali oppure lei ha un'opinione diversa? Io ho un'opinione leggermente diversa rispetto alla vulgata corrente. Mentre siamo tutti d'accordo che la prima parte della Costituzione relativa ai diritti e alle libertà fondamentali ce la teniamo molto stretta, ormai dal 1979 la nostra Repubblica sta vivendo una sorta di fase costituente di fatto, per cui la seconda parte della Costituzione, cioè quella relativa all'organizzazione dello Stato, viene ciclicamente messa sotto accusa con riferimento ai vari problemi del Paese e alla difficoltà di risolvere. Io ritengo che invece abbia fatto anche
abbia svolto anche il suo ruolo positivo la seconda parte della Costituzione, proprio perché con la sua flessibilità è riuscita ad adattarsi bene alle varie stagioni, una sorta di vestito su misura che è riuscito tutto sommato, senza grosse scosse istituzionali o rotture costituzionali, a garantire la continuità corretta delle istituzioni repubblicane. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio il professor Luigi Sciauro, col quale abbiamo fatto questo viaggio dal 27 dicembre del 1947, giorno in cui venne firmata in questo palazzo, nel cortile del palazzo dove ci troviamo, Palazzo Giustiniani, la nostra Costituzione, che resta un principio fermo della nostra democrazia. La ringrazio. Grazie a lei.